Il 21esimo concorso enogastronomico regionale, l'uovo tra tradizione e innovazione nel legame con la dieta mediterranea di riferimento. E proprio ieri la Calabria ha catturato la gastronomia mediterranea in una manifestazione finale all'Istituto Professionale di Stato Dea Persefone di Locri. Sono stati premiati i primi tre classificati del concorso, che è valido per la selezione finale del miglior allievo dell'Istituto Alberghiero d'Italia ai campionati di cucina italiana della Federazione Italiana Cuochi. Ci troviamo nella sede staccata dell'alberghiero Dea Persefone di Locri, quindi siamo a Siderno. Oggi ospitiamo, è una giornata molto importante per noi, ospiteremo il 21esimo concorso regionale, cioè nato 21 anni fa. Questo concorso di grande stazza e importanza ogni anno gira i vari istituti alberghieri calabresi. Noi da qualche anno l'abbiamo rinviato perché tutti voi ben sapete che abbiamo avuto delle difficoltà logistiche. Oggi siamo fieri di poterlo ospitare e quindi il concorso ha preso ormai, come dire, già si è partiti. Si realizza che ci sono delle squadre con due ragazzi ogni scuola, due allievi, e loro portano un piatto con un tema già ben predisposto. Oggi il tema è l'uovo, anche perché l'importanza di questo concorso sta che chi vince oggi qua andrà e sarà selezionato per i campionati internazionali che si svolgeranno in febbraio a Rimini. Concorso, ripeto, di grande stazza, anche perché gli allievi hanno modo di confrontarsi tra di loro e quindi è una giornata ricca di idee, ricca di proposte e anche, direi, anche bella colorata. Oggi siamo qui all'Istituto Alberghiero Dea Persefone di Siderno per una selezione regionale per i campionati italiani che si svolgeranno il 15 di febbraio, partiranno il 15 di febbraio a Rimini per la Federazione Italiana Cuochi. Ci sarà la selezione del miglior allievo a livello nazionale. Si fanno delle preselezioni in regionali. Le scuole partecipanti oggi sono 8, più quella ospitante che sarà fuori concorso, e quindi si spiegherà, sarà lo stesso tema dei campionati, e si spiegherà ai ragazzi come bisogna, sarà un corso, non un corso, una gara preselettiva appunto per i campionati. È con grande piacere che ospitiamo questo 21esimo concorso enogastronomico, con grande piacere che ospitiamo tante scuole, tanti ragazzi che hanno la passione della cucina. L'Istituto Alberghiero di Locri è sempre stato in prima linea tra tradizione e innovazione, e quindi cogliendo esattamente lo spirito di questo concorso. Io auguro a tutti i partecipanti un buon lavoro e di potersi divertire come è giusto che sia. Sono Francesca Mangiola, sono un assistente amministrativo dell'Istituto Alberghiero Dea Persefona di Locri e mi occupo in questo periodo delle iscrizioni online e aiuterò tutti i genitori che vorranno essere aiutati a compilare la domandina online, potranno venire presso l'Istituto Alberghiero in sede Siderno, sono qui alla sede di Siderno per le domande online. Quindi la scuola è aperta fino a domani, 31 gennaio, le porte sono aperte con l'open day proprio per le iscrizioni dalle ore 9 alle ore 15.